È chiusa la votazione. La Camera approva. Allora, colleghi, essendo giunti alle ore 24, interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9:30. È scritta a parlare per interventi di fine seduta l'onorevole Chiara Braga. Colleghi, andate fuori tranquillamente e anche silenziosamente. Prego, onorevole Braga. Sì, grazie Presidente. Voglio occupare solo un minuto dell'attenzione di quest'Aula che oggi ha lavorato intensamente su questo provvedimento, ma credo che sia giusto condividere con tutti i colleghi deputati la soddisfazione per l'approvazione definitiva che oggi è avvenuta al Senato del disegno di legge sui reati ambientali. C'eravamo assunti un impegno importante nella discussione alla Camera qualche settimana fa. Credo che grazie all'apporto del nostro gruppo e di quanti hanno condiviso questa legge abbiamo oggi raggiunto un passo in avanti importante per la civiltà del nostro Paese e per la tutela dell'ambiente. Grazie. Grazie onorevole Braga. È scritto a parlare il deputato Ludovico Vico. No, poi c'è Spadoni. Grazie Presidente. Mi rivolgo ad ella per sollecitare al Ministero dello Sviluppo Economico la convocazione urgente della vertenza Marcegaglia-Builtec stabilimento di Taranto. Il gruppo Marcegaglia decise nell'ottobre del 2013 la dismissione dello stabilimento che produceva lamine fotovoltaiche con il relativo trasferimento della impiantistica nei siti del nord, determinando fin da allora l'allocazione in cassa integrazione di circa 140 lavoratori. Il gruppo Marcegaglia assunse allora l'impegno di ricercare altro investitore industriale per rilevare lo stabilimento e per assicurare la salvaguardia dell'occupazione. Nel dicembre del 2014 il MISE informò i sindacati metalmeccanici della manifestazione di interesse da parte del gruppo industriale piemontese Otlec, che avrebbe presentato entro il novembre di quest'anno un progetto industriale comprensivo del mantenimento dei livelli occupazionali. Nei giorni scorsi la Otlec ha comunicato sia ai sindacati